Bene, ora vedremo come poter far interagire un modulo o form attraverso cui un utente può nel client, nel suo browser, mettere dei valori, fare in modo che questi valori possano essere ricevuti dal nostro script PHP e ovviamente gestiti. Per far questo abbiamo bisogno di un form, qui abbiamo un esempio di un form abbastanza semplice con due campi testo, un campo option e un campo text area. Le funzioni sono anche ce ne sono anche altre, ma adesso per quello che serve a noi ci limitiamo a queste cose qui. Vediamo qual è il codice che permette l'esistenza di questo form in HTML. Abbiamo ovviamente un form che inizia e finisce all'interno del tag form. All'interno del tag iniziale abbiamo due valori molto importanti che sono l'action, che praticamente punta il form una volta che è stato premuto il tasto submit o invia, punta il risultato verso una pagina web, in questo caso la pagina si chiamerà ricevitore.php e sarà quella appunto che riceve le variabili una volta inviate. Method, che praticamente indica il modo in cui questi valori verranno mandati. I metodi sono postGet, post permette di mandare valori molto lunghi e soprattutto nascosti, mentre l'altro metodo che è il get permette di mandare dei valori più limitati nelle dimensioni, mi pare 255 caratteri, e soprattutto cose importanti che sono visibili all'interno della barra degli indirizzi, cioè nel momento in cui usassimo get noi ci troveremmo ad avere l'indirizzo della pagina che sarebbe questo, ma seguito da un punto di domanda con il nome delle varie variabili e il valore che esse trasportano. Quindi è molto importante ricordare questo per sapere se si ha necessità di lasciare visibile oppure no il valore mandato. Infine abbiamo name che identifica il form nel suo complesso e comunque è sempre meglio metterlo anche se non è assolutamente necessario. Ci sono altre caratteristiche, altre opzioni che si potrebbero aggiungere, ma adesso non ci interessa. Vediamo velocemente come si fa a far funzionare gli input, ovviamente questa è l'etichetta. Quindi praticamente questa. Allora qui abbiamo le dichiarazioni di che tipo di input è, quindi abbiamo un input text, che è di solito quello usato per le linee singole. Abbiamo caratteristica qui, che è quella molto importante, che indica il nome praticamente della variabile che trasporterà il valore. Name è il tag che identifica il nome. Nome in questo caso, come viene chiamato, è il nome della variabile appunto, che prenderà in carico il valore messo qui dentro e lo trasporterà verso il file ricevitore. Idem per questa riga dell'età, in cui abbiamo il nome della variabile che sarà età. Poi abbiamo un genere select, in cui il name viene messo una volta soltanto all'inizio dell'elenco select, mentre il valore che è preimpostato, non viene digitato, ma ci sono già due valori preimpostati, sono questi. Quindi nel momento in cui selezioniamo questa cosa, il valore che viene selezionato verrà messo dentro la variabile genere e verrà spedito verso il ricevitore.php. Infine abbiamo suggerimenti, che è un text area, che è molto simile a type text, quindi non mi soffermo, ci sono caratteristiche grafiche, eccetera, non ci interessa. E poi infine abbiamo il tasto submit che permette di inviare. Bene, no, questa, noi possiamo compilare ovviamente il form, ma ovviamente non fa niente perché dobbiamo creare la nostra pagina ricevitore.php che riceva i file, ed ecco quello che andiamo a fare adesso. Bene, io per velocizzare ho appena scritto il file ricevitore, ora lo spiegherò velocemente. Allora, questo file ricevitore cosa deve fare praticamente? Come abbiamo detto, deve prendere in carico queste variabili e assumere il valore che si portano queste variabili nel PHP. Allora, noi sappiamo che la prima variabile si chiama nome, quindi faremo con il comando $post, e all'interno di questo comando il nome della variabile che porta il valore. Con questo comando noi prendiamo il valore che ci arriva dall'altro, che ci viene inviato dal form HTML. In questo caso chiamiamo il comando post, se avessimo usato get dall'altra parte, cioè il metodo get di invio, avremmo dovuto scrivere così. In questo caso però noi vogliamo post. Che cosa facciamo? Quindi questo comando prende in carico il valore della variabile e lo pone dentro una variabile.
Avrei potuto chiamare questa variabile nome e sarebbe stato più elegante. Ho deciso di chiamarla così per chiarire meglio la distinzione tra questa variabile e questa. Ovviamente qui sarebbe stato meglio chiamarla nome perché essendo un nome probabilmente avrebbe avuto più attinenza. Però volevo che fosse ben chiaro, soprattutto per chi comincia all'inizio, questa distinzione. Cioè noi prendiamo in carico questo valore e lo mettiamo all'interno di questa variabile. La stessa cosa la facciamo per gli altri valori, quindi con dollaro post età ci prendiamo il valore che ci arriva da questo input, che praticamente sarebbe questo. Con dollaro genere ci prendiamo in carico il valore che ci arriva da questo, quindi questo è il nome della variabile, questi sono i valori che ci verranno dati, o questo, questo, o uno o l'altro. E così carica per un testo che lo metteremo nella variabile 4. Quindi avremo, se tutto funziona correttamente, riempite queste quattro variabili e poi le stampiamo a video. Cosa stampiamo? Secondo il metodo che abbiamo detto l'altra volta, che permette di scrivere la variabile all'interno di una stringa direttamente, avremo ciao, il nome, tu hai tot anni, il numero degli anni, se sarà scritto correttamente, sei un, il genere, e c'è scritto questo, c'hai scritto questo a capo, e ci sarà il testo che c'è stato scritto. Salviamo il file, salviamo questa cosa, di modo che adesso il form ha un ricevitore che può ricevere le sue invie. Ho già messo dei dati qui esemplificativi, proviamo a inviare. Se tutto va bene, dovrebbe scriverci le cose. E infatti ci scrive: ciao Pippo, tu hai 33 anni, eccetera, eccetera. Questi sono valori che ci sono stati passati dal post, dal form, sono arrivati di qua. Facciamo una piccola modifica adesso, perché ci rendiamo conto che c'è un piccolo errore. Se noi cambiamo, quindi magari ne approfittiamo per vedere come utilizzare il codice di controllo if che abbiamo visto prima, nell'altra lezione. Qui vediamo che se noi scegliamo uomo o donna, non cambia l'articolo. Qui c'è un errore, ma perché ho fatto delle prove. Noi vogliamo invece che, a seconda che scegliamo un diverso tipo di genere, l'articolo che ci viene scritto in questo testo qua si cambi. Questo è un ottimo esempio in cui si può utilizzare if. Qui vedete che ho già scritto, fatto già lo script. Molto semplicemente, che cosa gli vengo a dire? Che se la variabile 3 che porta genere è uguale ad uomo, allora metterò nella variabile articolo un. Diversamente, metterò nella variabile articolo una. Questo che cosa comporterà? Che se scelgo genere maschile, uomo, cioè nella variabile articolo ci sarà un. Nell'altro caso, nella variabile articolo ci sarà una. Quindi vedete che qui 6 diventa, questa, dopo 6 abbiamo la variabile, quindi questa parte del testo diventa dinamica. Se noi andiamo a salvare, andiamo a fare le prove, vedremo che se io scelgo uomo, c'è un uomo e non cambia. Se io scelgo donna, ovviamente mi cambierà l'articolo e mette una, ok, e infatti funziona. Questo è un ottimo modo per vedere nel semplice come si possono utilizzare una struttura di controllo. Bene, un'ultima cosa da dire, una funzionalità che può essere importante, è quella la possibilità di inviare dei file al nostro server. Questo come viene fatto? Vedete che ho aggiunto un input di tipo file. Andiamo a vedere come si crea questa cosa nel nostro form HTML. Allora, l'input di tipo file è questo qui. Ovviamente esiste tipo file. Il name, ovviamente, che l'ho chiamato upload perché in effetti stiamo caricando sul server, il nostro server locale, e questo è l'input per caricare un file dal nostro computer. Una cosa importante è che perché possa funzionare un input di tipo file nel caricamento del file, occorre aggiungere una caratteristica al tag form all'inizio, ovvero enctype multipart form data. Senza questa linea qui non è possibile che il form funzioni. Allora, noi abbiamo salvato in questo modo il file e ovviamente dalla parte del PHP in ricevitore dovremmo avere una cosa che riceva il file che arriva, punto inviato. Allora, vediamo bene che cosa occorre fare perché ovviamente le caratteristiche in gioco non sono soltanto ricevere il file ma anche dargli un indirizzo. Allora, intanto ci creiamo una variabile in cui mettiamo in che file vogliamo mettere
in che cartella vogliamo mettere il file che invieri. In questo caso all'interno della root io ho creato una cartella che si chiama file ricevuti, contenuto di slash, dentro cui verrà messo il file. Poi che cosa facciamo? Ci andiamo a prendere il file che ci viene inviato tramite post, attraverso questo comando qui, cioè tramite $file. Questo è dove andiamo a prenderlo, questo è il nome del file. Viene passato, no, questo è il nome del file con tanto di estensione, scusate. Lo uniamo attraverso il punto al cartella in cui si trova, e quindi avremo un indirizzo con tanto di cartella in cui si trova più il nome del file che andiamo a inviare. Quindi avremo questo risultato qui all'interno di questa variabile. Poi fisicamente andiamo a prenderci il file che ci è stato passato dal form. Questo viene fatto tramite $file upload tmpname. E ovviamente questo per quanto riguarda l'identificazione del dato in cui è stato scomposto il file che ci viene inviato. E ovviamente, virgola, il secondo parametro ci dà dove viene caricato il file, quindi questo valore qui che abbiamo qui, ovvero la cartella più il nome del file. Tutto questo tramite la funzione move upload file permette di caricare sul server il nostro file. Salviamo e proviamo a vedere che cosa succede. Allora, qui lasciamo questi dati qui che non ci interessano, andiamo a cercarci un'immagine da caricare. Possibilmente piccolina, di modo che non sia troppo impegnativa. Ecco, l'abbiamo caricata qui. Invia richiesta. Ovviamente non ho messo un avviso di che tutto funziona, quindi per vedere se ha funzionato devo andare all'interno del mio server a vedere se mi è stato caricato il file. Questa è la mia root, ovviamente ho la mia cartella file ricevuti, apriamola, ed ecco qua il file che ho appena caricato. Quindi ha funzionato correttamente. Ovviamente potrei, adesso vi faccio vedere velocemente, fare in modo che possa controllare già dal mio form, dal mio ricevuti, dal file PHP, se l'evento è successo e ha avuto successo oppure no. Quindi con un if che mi controlla se l'invio del dato è stato fatto correttamente oppure no. Io ovviamente qui me lo sono già scritto per velocizzare i tempi. Adesso lo faccio vedere velocemente. Allora abbiamo ho creato un if in cui la funzione che mi carica il file è messa all'interno della condizione appunto if. Se questa si verifica, se questa funzione si verifica, mi restituirà vero, altrimenti mi restituirà falso. Il che vuol dire che se questa condizione si verifica, mi attiverà il primo blocco di codice, ovvero questo. Quindi se questa funzione qui funziona, come si suol dire, questa funzione viene eseguita, restituirà un vero e quindi mi eseguirà questo blocco di codice. Diversamente mi eseguirà questo blocco di codice. Il primo blocco di codice cosa fa? Mi stampa il file unito, congiunto con il punto, al nome del file che è stato caricato, unito a è stato caricato sul server con successo. Quindi il nome del file mi verrà detto è stato caricato con successo. Diversamente mi dice che il file non è stato caricato. Lo salviamo. Già salvato, questo è già salvato, proviamo, andiamo a cercarci un'altra immagine, questa, andiamo alla richiesta e vediamo che ci scrive il file si chiama untitled.1.jpg e questo è il nome del file, è stato caricato con successo sul server, andiamo a controllare, ma eccolo qua, siamo nella cartella file ricevuti, eccolo qua. Questo è quello che è, diciamo, un po' le basi di quanto riguarda i form, i moduli e il rapporto con il PHP. Per questa lezione è tutto, alla prossima tutorial.